Con un gol per tempo il Trestina vince il derby con il Cannaro e ottiene di riflesso l'intera posta in palio. Tre lingotti d'oro davvero preziosi e tutto a inizio al 12° minuto quando si sblocca la partita proprio in favore della squadra di Enrico Cerbella. Sugli sviluppi del primo calcio d'angolo battuto da Belli, una zampata di Benedetti si rivela decisiva e sblocca dunque il derby del Casini. Trestina dunque in vantaggio sul Cannaro dopo meno di un quarto d'ora di gioco. Al 19° padroni di casa che sfiorano il raddoppio con una fucilata di Gori, ma il proiettile viene disinnescato da un super intervento del classe 95, il portierino Gianclaudio Lori. Al 25° cross di Caruso e colpo di testa ancora di Benedetti, ma di nuovo Lori evita il peggio. Al 36° la risposta del Cannara dalla corsia destra con Ubaldi, ma nessuna delle maglie rosso-blu appostate nel cuore dell'area riesce ad approfittarne. Si conclude così la prima frazione di gioco, tutto rimandato al secondo tempo che riapre il sipario al 9° con una cavalcata da centrocampo di Belli, poi culminata con un tiro sul fronte opposto di Gallozzi, ma la difesa del Cannara alza il muro e riesce ad arginare il pericolo. Al 15° in punto su azione corale il Cannara riesce a rimettersi nei giusti binari. Conclusione di giorni, respinta da Niederweiser, palla a Ubaldi che da posizione defilata serve Bazzoffia, che da due passi riesce a depositare la palla in fondo al sacco. 1-1 dunque con la squadra di Antonio Alessandra che riesce a pareggiare. Al 19° azione che farà discutere e non poco, sicuramente da rivedere alla Moviola con Gallozzi che viene atterrato in aria. Il direttore di gara, signor Matteo Campagni della sezione di Firenze, indica il dischetto, ma il suo assistente aveva ravvisato una posizione di fuorigioco. I due si consultano e dopo pochi secondi l'arbitro conferma che si trattava appunto di posizione di offside fra le proteste del Trestina che aveva richiesto il calcio di rigore. Al 28° si scaldano gli animi anche in panchina e farne le spese il tecnico dei bianconeri Enrico Cerbella, allontanato dal direttore di gara per proteste. Ma al 40° ecco l'occasione chiave, Trestina che si riporta avanti con Belli sugli sviluppi del quinto calcio d'angolo, disattenzione difensiva con il portiere Lori e stramaccioni che non si intendono, e ne approfitta proprio il numero 11 del Trestina che trova il colpo del 2-1, finale incandescente con il risultato che però non varierà più di una virgola e con il Trestina che si aggiudica il derby sul Cannara. Trestina che si aggiudica il derby con il Cannara, subito l'intervento di Enrico Cerbella per commentare questi tre punti. Tre punti pesanti anche un po' visto le condizioni del campo su cui abbiamo giocato una partita sia noi che il Cannara, diciamo, cercando di sfruttare tutto quello che era possibile sfruttare, logicamente considerando il terreno molto appesantito, e la partita era quasi normale che si poteva risolvere su un episodio. Diciamo che dopo l'1-1 di Bazzoffia probabilmente la partita era incanalata verso, anche se non abbiamo smesso entrambe le squadre a cercare di provare a vincere la partita, ma probabilmente visto proprio il campo che era così tanto pesante sarebbe stato difficile trovare un altro episodio. Questa volta diciamo siamo stati fortunati, un po' la fortuna a volte gira. Domenica scorsa ci ha portato via due punti pesanti da Scandicci, l'abbiamo recuperati oggi, però bene questo periodo di forma. Complimenti comunque anche agli avversari che sono venuti a fare una partita maschia a Trestina, come era normale che potesse essere su questi terreni così appesantiti. Può perdere così, che sensazioni lascia? Lascia l'amaro in bocca per la partita, per come è stata fatta la partita. Io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, perché penso che siamo venuti qui a Cannara, come facciamo di solito tutte le domeniche, a giocarci a viso aperto con tutti. E la partita era, diciamo, dopo il pareggio di Bazzoffia, molto meglio loro il primo tempo. Il secondo tempo siamo venuti fuori noi, abbiamo trovato il pareggio, la partita era ormai incanalata sul pareggio, poi è venuto fuori questo gol parecchio fortunoso, insomma, sotto gli occhi di tutti, che ci ha rimesso di nuovo in condizione, insomma, di inferiorità. Però ripeto, io ai ragazzi non ho nulla da ricriminargli, perché hanno fatto la partita che dovevano fare. Dispiace per il risultato, per come è arrivato il secondo gol. Voltiamo pagina e pensiamo alla prossima. Grazie mister. Arrivederci.